Gentili ascoltatori di Radio Science TV, buonasera, siamo in diretta alle 19.45, oggi mercoledì 2 maggio 2018, naturalmente un saluto anche per coloro che poi ci ascolteranno nelle repliche che ricordo tutti i giorni, escluso il martedì, sempre allo stesso orario. Notiziario dell'Istria, Istria Oggi, in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Iniziamo subito con la prima notizia in scaletta. Andiamo ad Abbazia, riunione dell'attivo consultivo dei presidenti comunità degli italiani. Si è riunito mercoledì scorso presso Villa Antonio di Abbazia l'attivo consultivo delle comunità degli italiani. I lavori sono stati coordinati da Maurizio Tremul, presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, e da Marin Corva, segretario della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, i quali hanno presentato la situazione finanziaria dell'Unione Italiana e delle comunità degli italiani, la problematica della protezione dei dati personali GDPR e i preparativi per le prossime elezioni. In relazione ai fondi per le comunità degli italiani, si stanno attendendo i risultati del bando emesso dall'Università Popolare di Trieste per quanto riguarda i mezzi della Regione Friuli Venezia Giulia. Successivamente alla pubblicazione dei risultati sarà convocato il Comitato di Coordinamento per le attività in favore della Comunità Nazionale degli Italiani di Croazia e Slovenia per l'approvazione definitiva del piano per l'anno in corso. Sui fondi del Friuli Venezia Giulia del 2017, in seguito alla rendicontazione delle spese del 2017, sono in arrivo i mezzi del restante 30%, mentre i mezzi per le comunità degli italiani derivanti dall'ufficio governativo croato per i diritti dell'uomo e delle minoranze nazionali sono già stati versati. È stato inoltre affrontato il tema del GDPR che entrerà in vigore il 25 maggio. Entro questa data l'Unione Italiana e le comunità degli italiani dovranno adeguarsi alle norme sulla privacy. Al riguardo, l'Unione Italiana sta procedendo alla scelta della ditta che si occuperà di stilare un protocollo ad hoc per l'Unione Italiana e per le comunità degli italiani che decidessero di aderirvi. In merito alle elezioni previste per luglio per il rinnovo dell'Assemblea Unione Italiana, sono stati sollecitati i sodalizi a verificare lo stato di registrazione degli istituti presso le competenti autorità e ad inviare gli elenchi dei soci delle comunità degli italiani, passaggio importante anche poiché in base al numero di soci effettivi saranno riveduti i criteri per la ripartizione del fondo promozione. Ed ora ci spostiamo invece a Capodistria, consegna dei diplomi per i corsi audiovisivi. Si è svolta giovedì scorso presso la sede della comunità degli italiani Sant'Orio di Capodistria la cerimonia di consegna dei diplomi ai partecipanti dei 3 corsi audiovisivi per la promozione della conoscenza filmica e delle nuove tecnologie digitali. Il progetto è stato organizzato dall'Unione Italiana grazie al contributo finanziario del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale della Repubblica Italiana ai sensi della legge 21 marzo 2001 numero 73 e successivamente estensioni e modificazioni in applicazione delle convenzioni stipulate tra il MAE, l'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste. I corsi sono stati affidati a CERT Brainiclica e hanno avuto luogo tra fine 2016 e fine 2017 presso la comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola, la comunità degli italiani di Buie e la comunità degli italiani Sant'Orio di Capodistria. Ad essi hanno partecipato 24 giovani connazionali. Il progetto si è rivelato un'importante esperienza formativa di tipo professionale per i giovani, offrendo loro la possibilità di acquisire gli strumenti per sviluppare e promuovere la creatività e il talento artistico nel settore cinematografico. Nel corso della serata sono stati proiettati i 6 cortometraggi realizzati durante i corsi. Il pubblico ha manifestato caloroso apprezzamento per i risultati raggiunti.
Venerdì la comunità degli italiani di Laurana ha celebrato il 25esimo anniversario dall'inizio delle attività del sodalizio. Gli attivisti e il presidente della comunità degli italiani Fausto Abram hanno avviato le celebrazioni nella sede inaugurata solo un anno fa, augurandosi la continuità delle attività organizzate dalla comunità con un ispessimetro del programma con ispessimento del programma culturale. Con questa intenzione, nel corso delle celebrazioni è stata aperta la mostra fotografica Laurana celebra di Jergo Gudak, fotografo vincitore del premio Romolo Venucci nell'ambito del concorso d'arte e cultura Istria Nobilissima del 2016. La mostra è stata accompagnata dall'esibizione della clapa maschile Miracul, mentre la poetessa Marina Cesen, o Cesen ha decantato al pubblico la presente alcune sue poesie. Abbiamo ancora una penultima notizia, quindi andiamo giù a Fiume. La comunità degli italiani di Fiume sabato scorso ha ospitato presso il Salone delle Feste una serata musicale in cui si sono esibiti i protagonisti delle passate edizioni del Festival della Canzone per l'Infanzia, Voci Nostre. I 16 mini cantanti si sono avvicendati sul palco interpretando principalmente le più note canzoni del panorama musicale italiano. Lo spettacolo che ne è risultato ha riscosso un grande successo di pubblico. Ancora una notizia, ci spostiamo in Italia, a Bologna. Lunedì 7 maggio alle ore 18:30 presso il Circolo Ufficiale in Bologna, via Marsala 12, si terrà la conferenza dal titolo I fatti sconosciuti dell'esodo dall'Istria. Relatore il professor avvocato Giuseppe De Vergottini. Abbiamo ancora una notizia, una segnalazione per tutti coloro che ci ascoltano nell'Alto Adriatico. Dunque, appuntamento su Radio Rai, la Rai praticamente di Trieste, ogni mercoledì alle ore 16 la trasmissione di approfondimento Sconfinamenti sulla frequenza in onda media AM936 e in streaming sul sito sedefvg.ra.it con l'Unione Italiana per l'approfondimento dell'attività in essere dell'organizzazione. Proseguono invece ogni lunedì gli incontri dedicati all'Università Popolare di Trieste. Sconfinamenti è disponibile anche in podcast. 19:53, questa era l'edizione di Istria Oggi, andata in onda in collaborazione con Unione Italiana di Fiume, lettura in studio di Massimo Bonella, Radio Science vi dà appuntamento al prossimo programma in diretta, vale a dire alle ore 22 con Osservatorio Antimafia. Ci sarà la rassegna di Antimafia 2000 e non solo. E vi ricordo, per coloro che ci seguono in replica, tutti i giorni, sempre a quest'ora, escluso il martedì. La prossima edizione è dunque a mercoledì prossimo. È veramente tutto. Linea diretta con informazione, la vostra Radio Sarge. Buonasera.